Dopo settimane di trattative febbrili, ieri sera finalmente è arrivata la fumata bianca, fusione fatta tra Nice e Atletico Nizza. Dalla prossima stagione una sola società rappresenterà nel calcio la città ai massimi livelli regionali. L'accordo storico è stato raggiunto nel corso di una riunione delle due dirigenze svoltasi ieri a tarda sera. La procedura prevedeva l'ingresso dei dirigenti dell'Atletico Nizza nella società biancoscudata. Effettuato il passaggio, c'è stata la firma del L'accordo. Grande soddisfazione è stata espressa dalle due parti per la nascita di un progetto invocato da tempo dalla tifoseria. E lo dimostra il post dell'annuncio della fusione, andato in simultanea sulle pagine delle due società. Sono state registrate oltre 16.000 visualizzazioni, più di 300 like e decine di commenti di tifosi, tutti entusiasti per il raggiungimento dell'intesa. Prossimo passo sarà quello della definizione delle cariche societarie che verranno rese note nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà il 7 giugno prossimo. La sede ancora da stabilire potrebbe essere l'aula consiliare oppure il centro Michele Abate. Gli obiettivi della nuova società sono quelli di allestire un organico capace di svolgere un ruolo da protagonista del prossimo campionato di eccellenza, nonché la valorizzazione del settore giovanile con la partecipazione a tutti i campionati. Attingere dal vivaio locale valorizzando i talenti è dunque una delle priorità. Prossimamente saranno comunicati i nomi del nuovo staff tecnico, dal direttore sportivo all'allenatore della prima squadra. La società tuttavia sembra avere in tal senso già da tempo le idee chiare, ma è ancora presto per l'ufficialità. Previsto anche il coinvolgimento di alcuni imprenditori locali e di un top sponsor. Insomma, le prospettive per il futuro del calcio a Caltanissetta sembrano essere buone. È tornato l'entusiasmo anche tra i tifosi, pronti in massa a sostenere il progetto biancoscudato.